Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, non c'è. Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Chi sono? La seduta è sospesa e ritirata un quarto d'ora. Fra mezz'ora. Allora, 7 consiglieri presenti. Faccio 17 consiglieri assenti, di cui la presidente, la consigliera Carrus, assenti giustificati, e quindi non c'è il numero legale per aprire la seduta. Rifacciamo l'appello alle ore 15. Invito i consiglieri a prendere posto, che rifacciamo l'appello. Sì, devono essere 12. Uno ci sono? Ok, allora procedo. Allora, vado. Fantino. Benassi. Presente. Belisario. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Ciancio. Dal telefono. Cofano non c'è, no? Coia, no. Giuliano, no. Gugliotta, no. Laddaga, no. Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora assente 12, presenti 12, assenti 12 più la presidente, sempre giustificata. Presenti 12 consiglieri, assenti 12 più la presidente, consigliera Carrus, assente giustificata. Allora, nomino quale scrutatori della seduta i consiglieri Caccamo, Benassi, Carlone. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Allora, silenzio. Allora, procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta nuovo regolamento dei centri sociali anziani. Prego la Presidente della Commissione di illustrare l'atto. Grazie. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Assessore. Allora, la proposta che oggi discutiamo in consiglio riguarda appunto il regolamento dei centri anziani, un nuovo regolamento per i centri sociali anziani. È doveroso da parte mia fare però, prima di entrare nel merito della proposta, fare un ringraziamento, anzi forse più di uno. Mi sento di ringraziare intanto gli uffici che hanno sempre collaborato con i lavori della Commissione, e mi sento di ringraziare anche i componenti della Commissione stessa, perché la Commissione ha affrontato in diverse sedute
il regolamento in oggetto e diciamo, ho constatato personalmente anche una riflessione, riflessioni approfondite guardando al merito delle cose piuttosto che al chi o meno avesse proposto questa nuova bozza, questa proposta di regolamento. Da qui ne è nata una discussione approfondita che insieme alla Commissione abbiamo anche deciso di allargare, di aprire anche ad una discussione direttamente con chi poi tutti i giorni si occupa delle questioni dei centri anziani. È per questo che in una delle ultime sedute abbiamo audito i presidenti dei centri che ci hanno dato delle indicazioni e delle osservazioni utili, hanno diciamo, contribuito, hanno dato un contributo prezioso perché in alcuni casi ci siamo trovati diciamo, anche a condividere le criticità e le perplessità e da qui ne è nata appunto una sintesi avanzata assolutamente positiva. Delle premesse iniziali, diciamo ci sono delle difficoltà che ormai conosciamo anche come consiglio perché più volte ci siamo ritrovati a diciamo così, affrontare le questioni e le criticità che sono dentro i centri anziani. La proposta che ci è pervenuta in alcuni casi ha rappresentato al suo interno delle, diciamo, delle proposte positive che vanno assolutamente sostenute. Dall'altra però è emersa la necessità di specificare meglio alcune cose nell'ottica di migliorare un servizio, ovviamente non per solo ed unicamente per i nostri centri anziani, ma per la cittadinanza tutta, cioè se questi centri funzionano in un modo migliore, sicuramente il servizio che si può rendere a tutti i territori, quindi anche estendendolo il ragionamento alla città di Roma, potrebbe essere sicuramente migliore. C'è un nodo di fondo che è stato affrontato anche con una proposta che è stata inserita all'interno delle nostre osservazioni, e in particolare quella dicotomia che troppe volte, quel dualismo che non si è diciamo, proprio superato all'interno della proposta, e per questo abbiamo cercato di avanzarne una nostra, tra il centro anziani e l'associazione. Le associazioni sono entrate diciamo, con il vecchio regolamento a tutt'oggi attuale all'interno dei centri anziani. Ora bisogna essere anche molto onesti e bisogna ovviamente ammettere che ci sono delle difficoltà da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali a poter garantire i servizi e anche purtroppo la manutenzione ordinaria, ma anche a volte le minime attività di questi centri. Da qui nasce la necessità di passare per l'istituzione di queste associazioni. Dall'altro punto di vista, e ci sono alcune espressioni nel nostro territorio che sono lampanti, in alcuni casi ormai c'è una formula che si è strutturata e quindi diciamo, vanno e procedono con le loro attività in modo molto avanzato, quindi non possiamo fare un passo indietro, però contestualmente come amministrazione pubblica abbiamo la necessità di normare, di controllare di più quelle che sono espressioni di un servizio che viene erogato in realtà all'interno di appunto immobili che conosciamo, sono del Comune di Roma e che tra l'altro sono anche emanazione della stessa, cioè appunto più volte il Consiglio del Municipio si è trovato a ratificare o meno il cambio di un comitato di gestione. Più volte si è trovato magari a definire le attività dell'uno piuttosto che l'altro centro, però se ci limitiamo a questo perdiamo diciamo, il senso di quello che succede nel nostro territorio. Questa criticità viene superata all'interno della proposta con una convenzione, che è uno strumento utile perché non è un patto tra, diciamo, tra amministrazione e associazione, ma vincola l'associazione ad alcune regole,
a tutela prima di tutto degli iscritti e in secondo poi anche a una maggiore tutela da parte nostra. La convenzione tra il municipio e l'associazione è sicuramente quella che può aiutare anche nelle famose attività complementari, così vengono definite, per definirle meglio e per evitare le degenerazioni che purtroppo più e più volte abbiamo anche constatato senza poter mai dargli però una risposta. Allora, ovviamente non possiamo fermare il treno quando è partito, però possiamo porre di nuovo le basi perché si ripristini una collaborazione anche preziosa tra l'amministrazione e i nostri centri. È per questo che diciamo, è stato sostanzialmente il nostro dibattito focalizzato su questa necessità di superare questo dualismo e la proposta di mettere insieme gli iscritti del centro sociale anziani e le adesioni alle associazioni, facendo quindi anche coincidere i comitati, facendo coincidere le platee degli iscritti, ma contestualmente lasciando anche la libertà alle associazioni di poter programmare le proprie attività. Ovviamente rende per l'amministrazione il lavoro di controllo sicuramente migliore. È ovvio che poi rimangono alcune criticità, cioè va specificato assolutamente meglio quello che può essere il controllo che può fare l'amministrazione. Questo può passare sia dalla stipula di una polizza fino alle sanzioni che si possono fare per i singoli centri anziani. Ci sono degli organismi che ovviamente sono preposti per fare questo, come il Collegio di Garanzia, e contestualmente però c'è la necessità da parte dell'amministrazione comunale di uniformare i processi e quindi la stipula deve essere fatta da Roma, ovviamente da un ufficio preposto a questo, e contestualmente l'associazione dovrà a sua volta fare una stipula per salvaguardare le persone che vi sono all'interno. Ci sarebbe veramente tanto da dire perché la Commissione ha prodotto una infinita quantità di osservazioni, però diciamo senza dilungarmi troppo, l'ottica che ci ha guidato è stata quella di andare incontro alle esigenze che ci hanno anche manifestato e esplicitato i presidenti durante dei centri anziani durante la loro audizione e per esempio un esempio su questo è stato il lavoro che loro sono chiamati a fare, visto che le associazioni sono obbligate a iscriversi all'albo delle associazioni di promozione sociale, a iscriversi ad un albo regionale. La loro richiesta è stata, proprio perché una difficoltà per tutte è quella della redazione della stesura di bilanci, le stesse che presentiamo le possiamo contestualmente presentare con lo stesso schema che anche qui è allegato nella proposta alla direzione socio-educativa del municipio di appartenenza. Ovviamente ci siamo sentiti di accogliere questa richiesta, o contestualmente anche la necessità di presentare le loro attività entro il 30 ottobre, proprio per venire incontro alla necessità di riunire la loro assemblea. Altro punto di positivo è stato quello che nella proposta originaria che ci è arrivato definito come osservatorio, che noi abbiamo osservato chiedendo che si potesse cambiare appunto il nome in sportello, che è sostanzialmente una struttura intermedia tra l'amministrazione e i centri anziani e che diciamo ha una rappresentanza di tutti i centri, perché è previsto il comitato cittadino, lì proponeva anche le rappresentanze sindacali. Secondo la maggioranza dei commissari non era diciamo buona cosa che ci fossero, ma che diventasse sostanzialmente un luogo in cui gli anziani prima di tutto potessero confrontarsi sulle criticità, sulle difficoltà, o contestualmente potessero invece avere uno scambio positivo e quindi attività positive che sono già presenti in alcuni centri, magari possono trovare lì in quel momento di scambio anche una forma di confronto e possono quindi essere trasferite negli altri centri. È ovvio che noi abbiamo la necessità di
di superare una situazione che al momento mette alcuni centri in una situazione di difficoltà. Lo dicevo prima, noi abbiamo 13 centri anziani, alcuni sono più strutturati e quindi le loro attività ormai vanno, diciamo, hanno anche una ripercussione importante sul nostro territorio, però ci sono anche gli altri centri che invece rimangono più tradizionali. Allora dobbiamo contestualmente tutelare i primi come i secondi e accompagnarli in una situazione in cui l'amministrazione non è vista come qualcosa che è troppo lontano dalle loro richieste, ma contestualmente ragiona insieme a loro sulla soluzione migliore da trovare. Diciamo, il lavoro della Commissione è stato sostanzialmente questo. Ovviamente molte osservazioni sia degli uffici ma anche le osservazioni fatte dalla Giunta sono state accolte dalla Commissione, quindi il nostro parere favorevole con tutte le osservazioni che abbiamo fatto è ovviamente legato al lavoro che abbiamo svolto. Grazie. Grazie a lei. Allora apriamo la discussione. C'è un microfono acceso. Allora, chi è che pensa di intervenire? Consigliere Alozzi, prego. Allora, buonasera a tutti. Diciamo che il lavoro è stato molto intenso nella Commissione per dare un minimo di senso logico e di coerenza anche legislativa a questa proposta che ci perviene dal Comune di Roma, perché nonostante ci abbiano messo 2 anni a produrci un nuovo regolamento del centro anziani, una delle maggiori criticità, che era quello appunto del dualismo tra associazione e centro anziani, non sembrava essere assolutamente risolto. Anzi, si facevano delle forzature che confliggevano appunto col diritto privato, perché si imponeva praticamente che il consiglio direttivo e il comitato di gestione, il consiglio direttivo dell'associazione e il comitato di gestione dei centri anziani dovesse coincidere, non trovando l'escamotage per far coincidere gli iscritti al centro anziani con gli iscritti all'associazione. Quindi il rischio era che magari il comitato di gestione del centro anziani avesse delle persone non iscritte all'associazione che per regolamento dovevano diventare anche comitato, consiglio direttivo dell'associazione stessa. Quindi una follia in termini proprio legislativi. Fortunatamente abbiamo cercato di trovare una soluzione, una proposta che potesse in qualche modo agevolare il superamento di questo dualismo, e difatti, come l'ha espresso bene la Presidente, l'abbiamo poi apportata nelle osservazioni. Nel regolamento sempre si imponeva la cessazione del termine dell'associazione con la rielezione del nuovo comitato di gestione. Anche questo era impossibile farlo così come era strutturato il regolamento, in quanto tu non puoi imporre ad un'associazione un termine, ma puoi al massimo decidere di non avvalerti più di quell'associazione nel caso in cui il nuovo comitato di gestione decidesse di poterne farne a meno. E quindi abbiamo cercato anche di porre un rimedio a questa situazione. Nel regolamento si parla delle attività complementari previste dall'associazione, ma non erano neanche ben definite quelle invece ordinarie, quelle che in teoria possono essere svolte a titolo gratuito come semplice partecipante del centro anziani. Quindi credo che abbiamo sollecitato anche una specifica in merito. C'era una cosa alquanto bizzarra che fortunatamente ha rilevato la Presidente in calcio d'angolo, come si dice, perché c'era un articolo in cui nel centro anziani si doveva favorire durante le campagne elettorali gli incontri degli iscritti al centro sociale anziani con i candidati. Era una cosa allucinante, e quindi abbiamo detto, visto che qualcuno ha detto ma forse è per agevolare l'accesso ai centri anziani di tutte le forze politiche, allora abbiamo detto invece di metterla così, che sembra veramente un lascia passare per fare campagna elettorale all'interno dei centri anziani, magari possiamo dire che in fase di chiusura delle attività del centro anziani, siccome mira di questo regolamento è aprirlo comunque alla società e a tutti i cittadini, magari si può chiedere e avere la possibilità di prenotare le sale da associazioni, comitati, partiti politici per incontri all'interno, ma insomma togliere questo comma era alquanto
insomma, dovuto e giusto. Purtroppo le osservazioni sono tantissime in questo regolamento, il lavoro è stato estenuante ed è difficile quindi dare un parere favorevole, ma siccome il lavoro proprio merita comunque un non parere contrario, noi come Movimento ci asterremo sulla proposta. Grazie. Grazie consigliera Lozzi. Altri interventi? Per favore. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Venci, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, assessori e colleghi. Allora, io purtroppo non faccio parte della Commissione Sociale, quindi per me logicamente è sempre un po' faticoso seguire i lavori, soprattutto in un lavoro come questo, insomma, che la Commissione ha dovuto apportare molte modifiche. Il problema è che nonostante il lavoro emergono ancora delle criticità e la cosa che mi preoccupa assai è che purtroppo le nostre osservazioni spesso non vengono recepite. Quindi per questo motivo sicuramente mi asterrò dal voto e non voto contro perché logicamente rispetto il lavoro che è stato fatto nella Commissione. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Lancia, prego. Il Partito Democratico vota favorevole con tutte le osservazioni che sono state allegate e sulle quali la Commissione Sociale ha lavorato molto e anche la Giunta ha mandato tutte le sue osservazioni. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 9 voti a favore, 3 contrari e l'astensione di 4 consiglieri, giusto? 4, sì. Di 4 consiglieri, quindi l'atto, cioè il parere favorevole è approvato. Passiamo al secondo punto. Approvato. È approvato. Certo che è approvato. Siamo 16, la maggioranza è 8, quindi siamo 9. Allora, la maggioranza è 9. Cioè la metà è 8, la maggioranza è 9. Allora, passiamo al secondo punto. Proposta di risoluzione. L'iniziativa della consigliera Caccamo, avente ad oggetto aree di proprietà del comune di Frascati, zona Gregna Sant'Andrea. Prego, consigliera. Buonasera Presidente, assessori, colleghi, uffici. Consigliere Matrotto. Ringrazio quando è finito il consiglio, per favore. Allora, prego consigliera Caccamo. Allora, gli abitanti di Gregna Sant'Andrea hanno portato all'attenzione della Commissione Commercio la mancanza nel quartiere di punti di vendita di generi alimentari facilmente e agevolmente raggiungibili da parte della fascia più deboli della popolazione, gli anziani e coloro che non sono provvisti di automobile. A seguito di tale segnalazione, la Commissione
ha valutato l'opportunità di istituire un mercato settimanale per la vendita di generi alimentari, individuando un'area rispondente alle esigenze della popolazione. Purtroppo quest'area risulta essere un bene patrimoniale del Comune di Frascati. Da qui è nata questa risoluzione, con la quale, condivisa peraltro dalla Commissione, con la quale si chiede l'avvio di una trattativa con il Comune di Frascati, trattativa peraltro già avviata in tempi passati e poi interrotta, trattativa che potrebbe portare allo scioglimento del nodo degli usi civici senza oneri per il municipio, almeno per quell'area ritenuta idonea per l'istituzione di un mercato settimanale alimentare. Noi avevamo individuato via Alessandro della Seta. Ora, secondo noi i tempi sono maturi, perché nel frattempo è stata istituita l'area metropolitana, che potrebbe facilitare la soluzione del problema, visto che il suo statuto all'articolo 31 riconosce il ruolo fondamentale di coesione territoriale esercitato dai municipi confinanti con altri comuni limitrofi, con altri comuni della città metropolitana, e promuove appunto la sottoscrizione di accordi e intese proprio tra i municipi e i comuni confinanti. Per cui io penso che dobbiamo avvalerci ora di questa opportunità offerta dalla nuova normativa e proporre e riaprire questa trattativa con il Comune di Frascati. E quindi spero, auspico che l'Aula voglia favorevolmente accogliere questa proposta di risoluzione. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Nessuno? Invece di chiacchierare, prenotati. Polifemo. Consigliere Matrono, prego. Le voglio chiamare Polifemo. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. No, io soltanto un dubbio mi era venuto. Magari prima di questo passaggio sarebbe stato più giusto, più riportare nella risoluzione gli accordi, se ci sono stati, col Comune di Frascati. Perché dire che impegniamo il Presidente e l'Assessore ad attivare a titolo gratuito tutte le procedure affinché venga istituito questo mercato, mi sembra una cosa un po'... Io le considero sempre i pezzetti di carta che ci servono poi per far vedere alla gente che stiamo lavorando, ma effettivamente la risoluzione è un po' zoppa, perché prima di fare questo percorso, visto che Frascati ha sempre chiesto i soldi sulle acquisizioni, a parte usi civici, però sulle acquisizioni, vedi America Express, vedi tutte le zone limitrofe che ci sono, dicono di proprietà del Comune Frascati, chiede i soldi, cioè dire a titolo gratuito, senza oneri spesa, sarebbe stato più giusto, Presidente. Poi io sbaglio, prendetela come, non come critica, soltanto come un consiglio, poi vedremo. Cioè, e mi sembra che io l'ho detto anche in commissione, di convocare l'assessore, qualcuno mi ha risposto e quando viene, e io rispondo e quando ce lo danno, perché a titolo gratuito. Allora, secondo me il percorso più giusto, più regolare, aprire una trattativa, anche se c'è stata in via informale, però riportarla qui sopra, in modo che il Presidente, quando va, da chi va? Dal sindaco dell'area metropolitana, perché in essere per tutti gli atti affinché in considerazione degli usi si ottenga nulla osta dal Comune. Sarebbe stato più giusto di impegnare il sindaco Marino, e lui è il sindaco della città metropolitana, o no? O me sbaglio? Frascati è lui il sindaco della città dell'area metropolitana, il responsabile è Marino. No, c'è il sindaco, l'area metropolitana, voglio dire, l'area, la città metropolitana, credo che sia il sindaco Marino che sia il responsabile, o mi sto sbagliando? Che può darsi? No, vabbè. Scusate, no. Per favore. Non ha competenze, allora non c'ha competenze in niente, almeno da moglie sta competenza. Scusate.
Assessore, io non entro in polemica, non entro in critica. Prego, consigliere Patrono. Perché dopo mi dicono di centri in polemica, in critica. Però voglio dire, se c'è stato un sindaco dell'area metropolitana, adesso sta a ricevere il Papa, quindi è un importante perché sta dicendo come sta la situazione in Pennsylvania. Allora, magari, essendo importante pure a Roma, sarebbe stato il caso che magari se noi impegnavamo questo nostro sindaco della città metropolitana ad attivarsi con il sindaco dei Frascati affinché si avvenga a una soluzione gratuita, a titolo gratuito. Penso, Poi, se noi impegniamo il presidente nostro, l'assessore competente, a parlare col comune di Frascati, non c'ha lo stesso peso, secondo me, se vogliamo raggiungere lo scopo. Se vogliamo raggiungere quello scopo, la cosa migliore sarebbe il sindaco Marino, quando sta a Roma, magari uno lo chiamava, ci parlava e lo impegnava. Sarebbe da scrivercelo, però. Impegnare la Presidente e l'assessore competente a porre in essere, senza oneri di spesa per il Municipio, tutti gli atti necessari affinché, in considerazione degli usi civici già esistenti, si ottenga nulla osta dal Comune di Frascati per realizzare un mercato settimanale per la vendita di prodotti alimentari. Non vedo il Sindaco io, dell'area metropolitana. Non serve. Ma non state scrivendo questo Sindaco. Consigliere Patrona. Osservo, non serve questo Sindaco. Consigliere Patrona. Per favore. Torniamo, per favore, assessore, cioè, per cortesia. Cioè, scusate, per cortesia. No. Non è che sto diventando teatro, però io sto dicendo, damo al sindaco, damo a Cesare qualcosa che deve, damogli importanza. Cioè, famogli la filosofia non è il suo forte, consigliere Matondo, per cortesia. Però dentro a Cesare, date a Cesare quello che dice Cesare. Per favore, su. È in realtà. Che ha detto Gesù Cristo? Che c'è scritto sulla medaglia? Cesare, date a Cesare quello che è di Cesare, mi sembra che sia questa la cosa, no? Va bene. Quindi sono preparato. Allora, concludendo, non so se si fa in tempo, però di dare pure una botticina al sindaco affinché ci aiuti. Una botticina. Perché se no. Vabbè. Per cortesia, su, per favore. Vabbè. Grazie. Mi dicono all'area popolare. Grazie, per favore. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. No, ma, grazie Presidente, assessori, consigliere che mi ha preceduto, volevo tranquillizzarlo. Grazie dell'attenzione. Volevo tranquillizzare chi mi ha preceduto leggendo lo statuto dell'ente città metropolitana, dove all'articolo 31.3 dà proprio questo in possibilità ai municipi di promuovere questa tipologia di accordi. Ai municipi, eccolo qua, verso i comuni limitrofi, confinanti. Per cui naturalmente se vogliamo rafforzare benvenga tutto ciò che può velocizzare questo pezzo fazzoletto di terra seminato a grano, seminativo e dintorni, affinché il nostro comune possa finalmente realizzare tutto quello che si debba fare. Io dico che va bene, quindi ti tranquillizzo e tranquillizzo tutta l'Aula dicendo che benvenga questa proposta. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Altri interventi? Consigliere Carloni. Penso ci sia poco da dire su quello che in commissione è stato già detto e ripetuto molte volte. E un mio dubbio rimane, perché se viene delimitato il territorio e quindi la parte che si acquisisce diventa Comune di Roma, va bene, non c'è niente da dire in questa cosa. Bisogna vedere se Frascati è d'accordo a concedere questo lembo di terra al Comune di Roma. Perché dico questo? Perché in area poi di mercato c'è un controllo da parte della Polizia Locale. La Polizia Locale ha competenza solo nel territorio del proprio comune. Se c'è da rilevare qualche illecito in quel territorio, se non acquisito dal Comune di Roma,
non ha competenza il settimo tuscolano, diciamo diventerà settimo tutto a breve, almeno spero. Quindi non poniamo nella difficoltà la polizia locale, come già si è verificato in altre occasioni, che il vigile operante si è trovato ad attraversare il territorio di altro comune e guarda caso ha trovato una pattuglia dei carabinieri e gli ha sequestrato la pistola, perché stava in territorio di altro comune, per cui le competenze dell'agente della polizia locale non erano più di loro pertinenza, in quanto stava percorrendo altro territorio. Questa è la legge quadro. Quindi bisogna stare attenti a questa cosa, altrimenti non avremmo competenza da parte degli accertatori sul mercato che viene poi ad insistere in quel territorio. Grazie. Grazie consigliere Casloni. Altri interventi? Consigliere Steritano, prego. Consigliere Casloni, il microfono per cortesia. Sì, grazie presidente, signori consiglieri. No, io sinceramente il capogruppo del PD, del Forza Italia, che confonde la Pennsylvania con una città, una regione, un paese dell'America. Comunque, no, per dire e portare un contributo, perché ringrazio la consigliera Caccamo che ha portato in evidenza questo problema, che potrebbe essere un'apripista, presidente, perché in quel territorio un bel po' di terreno è di Frascati. Però il sindaco di Roma, se chiama al sindaco di Frascati, non penso che ci sia un problema. Sarebbe cosa importante di fare una conferenza di servizi tra l'assessore di competenza comunale, municipale, un dibattito su quel problema, perché è un problema grave, che lì c'è un problema di mettere su un centro anziani, vero, perché lì quel centro anziani o quell'area dove si incontrano è del comune di Frascati, perciò non possiamo metterci le mani. Però è ora di finirla con questo confini, perché stanno nel territorio comunale e perciò sarebbe cosa buona e giusta che si faccia più presto un incontro tra la Presidente, anche lei fuori Italia, insieme, e perciò e soprattutto l'assessorato di competenza, ma gli assessorati di competenza, perché anche lì, come ripeto, abbiamo bisogno di tante cose quel quadrante. E ringrazio la consigliera, la presidente della commissione, che ha voluto iniziare un percorso, perché ho visto tante volte in tante commissioni il comitato di quartiere, in tanti corridoi il comitato di quartiere, e poi non si è fatto niente. Mo qualcuno ha promesso che mette San Pietrini, mo vediamo dove li mette questi San Pietrini. Io penso che glieli tirano i San Pietrini lì, però, perché i San Pietrini vanno messi al posto giusto e tolti dal posto sbagliato. Il sociale, penso che la consigliera Vitrotti, presidente della commissione, dovrà prendere a cuore quel quadrante, perché in tutti questi anni è stata dimenticata da tutti. E ha ragione quando il comitato di quartiere dice vengono solo per chiedere i voti e poi spariscono. Tutti quelli che ci sono dati, naturalmente. Non penso che avranno il coraggio di riandarci, perché veramente gli tirano i San Pietrini. E iniziamo con un piccolo percorso di un mercatino. Perciò diamo mandato all'assessore di competenza, al presidente, di fare a più presto un incontro con il comune per risolvere questo benedetto problema, ma che non è un problema banale, è un problema importante che dovrebbe diventare un'apripista per le altre problematiche di quel quadrante. Grazie. Grazie. Altri interventi? Nessuno. Non so se l'assessore voleva, prima di fare dichiarazione di voto, voleva aggiungere un prego, assessore.
No, ovviamente non pensavo di intervenire, soprattutto mi rivolgo ovviamente all'intero Consiglio, prendendo spunto dall'intervento del consigliere Matronola. Francamente ho faticato un po' a capire l'intervento, ma perché nella dizione tutti gli atti necessari affinché eccetera eccetera, è chiaro ed evidente che è compreso anche il coinvolgimento della città metropolitana per ciò che potrà svolgere come funzione, tenendo presente che con la istituzione della città metropolitana non tutte le deleghe e le attribuzioni sono passate dai comuni alla città metropolitana, anzi, per cui la città metropolitana, quantunque sia il sindaco del comune di Roma, sindaco anche della città metropolitana, non è che può con intervento d'autorità imporre al comune di Frascati o a qualunque altro comune, può imporre un certo comportamento rispetto al fare o non fare certo tipo di azioni. Per cui nell'atto che promana dalla commissione, che però evidentemente conosco prima che arrivasse ovviamente in consiglio, evidentemente è citato a mio avviso in maniera corretta la funzione del sindaco metropolitano, della città metropolitana, e però evidentemente il tavolo va aperto con il comune di Frascati per le attribuzioni. Sottolineo che quando si dice tutti gli atti necessari, è nulla escluso e nessuno escluso come atto, quindi compresi quelli di passaggi di carattere amministrativo e compresi i passaggi di carattere politico. Grazie, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia. Voteremo ovviamente favorevole all'atto e sicuramente, ecco, abbiamo voluto aggiungere che non ci fossero oneri a carico del municipio, proprio perché in queste situazioni non si sa mai che non divenga una sorta di baratto tra comune di Frascati e municipio, con aggravio per l'amministrazione municipale. E quello che mi sento di dire al di là di questo è che forse conviene a questo punto, abbiamo citato il sindaco della città metropolitana di Roma, l'ha detto anche il consigliere Stelitano, fare un discorso più ampio con i comuni limitrofi per andare a ridefinire i confini, perché ci sono delle chiazze di territori misti tra un comune e un altro che generano forse solo confusione, cioè laddove ci sono territori con confini non ben delineati oppure che possono essere confinanti, che possono essere utili ad un comune piuttosto che un altro, si può definire un protocollo d'intesa per cui c'è un mutuo scambio di territori, magari a costo zero per entrambi, che possa essere a beneficio di entrambi i comuni. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matrono, Forza Italia, prego. Allora, assessore, io ringrazio che io ci ho messo un po' di tempo a capirla sta risoluzione, forse perché mi sono sbagliato, però ho letto un'altra cosa, ho confuso, però la cosa che chiedo, che le dico, assessore, che quella zona, se viene ceduta al municipio nostro, cioè più che ceduta, da quello che dico, si ottenga il nulla osta dal cooperalizzazione del mercato settimanale, che non diventi una zona franca, ovvero nel senso, in che senso? Il comune di Frascati non interviene, come ha detto il consigliere Carlone, e il comune di Roma come vigili urbani, polizia locale, non intervengono, e quella diventa una Svizzera, tanto ce ne abbiamo tante di Svizzere, piccole Svizzere nel nostro territorio, dove i vigili non intervengono perché sono zone franche. Cioè, là si può intervenire perché quella fa parte della Svizzera, lì si può intervenire perché quella ci sta a Bulgaria, e quindi ci sono tutte queste zonette franche dove si vendono tanti prodotti per gli anziani a titolo gratuito, no, cioè a titolo gratuito nel senso che i mercati ci stanno a titolo gratuito, i prodotti costano, però sono zone franche, giustamente. Mi auguro soltanto che non diventi, come ha detto il consigliere Ciancio, che mi dà sempre gli spunti, siccome quello è un bel terreno coltivato a grano, no, non diventi magari una coltivatura biologica con quelli che vendono già in altre zone franche, vendono prodotti biologici a costi a chilometri zero, non pagando le occupazioni. Lei sa, parlo con suocera perché nuora intende,
Comunque, detto ciò, Forza Italia vota favorevole, per carità, perché è una cosa che viene, è giusto che viene, è un beneficio che viene al nostro municipio, pertanto, però ci tengo a precisare che non diventi una zona franca come le piccole zone franche del nostro municipio. Anzi, la inviterei, assessore, vista la sua disponibilità, la sua competenza e conoscenza del municipio, di intervenire su alcune zone franche, su piccole zone franche, perché ora è ora di rimettere un po' d'ordine a sto commercio. In alcune parti del commercio, termino, in alcune zone del nostro territorio si sta un po' allargando la situazione, perché è consentito, anche se non può essere consentito un banco o due banchi, no? Però quando uno, due, tre diventano 10, 15 e poi magari pretendono i soldi da quelli che occupano quel posto, non pagando l'occupazione, beh, lei capisce che è un'illegalità un po' troppo, non più, non si può più... Grazie. Avere. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Stritano. Grazie, per il Partito Democratico faccio io la dichiarazione di voto. Questa zona, più che zona franca, mi sembra che c'è qualche consigliere che si comporta da zona franca. Speriamo che non la faccia sempre franca. Detto questo, che voleva essere dismontato, ribadisco il concetto. Noi dobbiamo sbrigarci per affrontare questo problema. E come ripeto, assessore, veramente la prego di essere più incisivo, perché lei conosce bene la materia, e spero che i cittadini al più presto li rivediamo in commissione per vedere questa cosa, e soprattutto invitare il sindaco di Frascati, perché se no stiamo cercando di... Viene qua, perché ci sono tanti bambini che vanno nelle scuole. Allora, dichiarazione di voto, per cortesia. Allora, sì, vado subito e mi chiudo, il Presidente, e la ringrazio. Questi rapporti di vicinato sono importanti. Noi stanno organizzando una cosa culturale molto bella a Frascati in questi giorni, che vedrai, sarebbe il caso di andarci. I rapporti culturali sono importanti. I rapporti scolastici, quanti nostri bambini vanno al comune di Frascati, dai bambini alle scuole superiori? L'Enrico Fermi sta a Frascati. Quanta mondezza ci portano da Frascati a Roma, anche da Ciampino, come dice la brava consigliera. Perciò noi dobbiamo avere questi, che siamo in un territorio di confine, e come tutti i rapporti, anche all'ottavo municipio, la mattina quelli dell'Appia Antica portano la mondezza a via Appia Nuova, a Pignatelli. Perciò io penso che è buona cosa buona e giusta di avere un rapporto di buon vicinato, però non è possibile che ci portino la mondezza e ci lasciano quella situazione così. Quei terreni vanno acquisiti al più presto, ci serve un intervento incisivo da questo municipio. Il sindaco non sta parlando col comune di Frattocchie o col comune di Carchitti, sta parlando col comune di Roma, e perciò se il comune di Roma ti invita a riguardare, o tieni pulito o ti assumi la responsabilità. Non penso che non gli convenga al comune di Frascati avere quel territorio così abbandonato. Grazie. Perciò il Partito Democratico ringrazia la consigliera, la Presidente della Commissione, per aver fatto questo lavoro, e speriamo di continuare con questo filone. Grazie. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? C'è una controprova, chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità, con 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Allora, passiamo adesso alle interrogazioni.
Interrogazione numero 36, presentata dai consiglieri Lozzi e Coia, manutenzione stradale. Chi la presenta? Consigliere Coia, prego. In questa interrogazione chiediamo all'assessore... Coia? Sì. Un attimo solo, così l'assessore ascolta. Prego. Allora, in questa interrogazione chiediamo all'assessore Morgia di rispondere in merito a degrado del manto stradale, come altre già interrogazioni presentate. Qui trattiamo di situazioni particolari come via Bruno Rizzieri, angolo via Le Ciamarra, e via Flaviana, via Tuscolana, via angolo Scrivone Curione, e di una buca presente in via Lungro. E noi speriamo che si possa sopperire in qualche modo con i fondi di manutenzione a disposizione del municipio, e chiediamo all'assessore cosa farà in proposito. Grazie. Prego, assessore. Signor Presidente, consigliere, intanto mi deve scusare, ma per mia conoscenza via Flaviana, io ho cercato di capire ma qual è via Flaviana dentro il municipio, perché neanche nel, diciamo, nell'elenco delle strade municipali l'ho trovata. Poi, comunque, al di là di quello, alcuni degli interventi che lei giustamente ha segnalato sono stati realizzati. Io credo che lei per buca di via Lungro si riferisse al transennamento, che è stato superato già da diverso tempo, direi da qualche mese, forse era luglio, era in cui... Sì, no, io lo dico, ma ci mancherebbe, non era certo, era per assicurare, sì, era. Per quanto riguarda quello di via Tuscolana con via Scribonio Curione, è stato segnalato alla viabilità principale, agli uffici del Dipartimento SIMU competente. Per quanto io quello che vi chiedo come aiuto per poter andare più speditamente e velocemente nel momento in cui ci sono queste segnalazioni nella forma che i consiglieri vogliono fare, non ritengono di fare, cioè cercare di capire se magari sono ripristini, se sono un ammaloramento, diciamo, dovuto al degrado naturale perché questo aiuta l'assessore, no, l'aiuta più direttamente, perché senza che gli uffici facciano i sopralluoghi si può attivare per capire quali sono i referenti complessivamente. Quindi questo per via Scribonio Curione. Per quanto riguarda Bruno Rizzieri, angolo con via Ciamarra, essendo una porzione, è chiaro che con la manutenzione ordinaria agli uffici in questo momento siamo a fine appalto, a ottobre probabilmente questo tipo di intervento non l'avevano ancora individuato e programmato, però sicuramente sarà messo in programmazione appena possibile col nuovo appalto. Su via Flaviana, se mi aiuta, io volevo schierare. Consigliere Coia? Sì, accolgo l'invito dell'assessore di avere una maggiore dettaglio nelle segnalazioni, lo faremo, magari porteremo informazioni a corredo come foto che possano descrivere non meglio. Non chiedo tanto, però. No. E per quanto riguarda via Flaviana, ammetto che comunque ci è stata segnalata, neanche io la conosco, e verificheremo insomma a cosa si riferisca, ecco, se era via Flaviana o qualcosa di simile, insomma. E niente, quindi per il resto, se la buca di via Lungro è stata già superata, ringrazio l'assessore. Grazie. Scusate, ma una cosa che avrei dovuto fare all'inizio del consiglio, credo che a nome di tutto il consiglio di fare gli auguri alla Presidente, perché è diventata nonna, quindi credo che sia... La Presidente Fantina è diventata nonna e quindi credo che di poter esprimere a lei gli auguri da parte di tutto il Consiglio. Potrebbe essere uno più contento del allora. Interrogazione numero 40.
è presentata dai consiglieri Lozzi e Coia, manutenzione e pulizia, piazza dei Consoli. Consigliera Lozzi, prego. Allora, siccome in questi 2 anni di consigliatura spesso e volentieri ci viene sollecitata ci viene segnalata la mancanza di manutenzione di Piazza dei Consoli, il degrado in cui versa continuamente, anche io e il consigliere Coia per un paio di volte siamo andati personalmente a ripulirla. Dopo varie segnalazioni chiediamo appunto di sapere come si potrebbe garantire la regolare manutenzione e pulizia di questa piazza, se è possibile dotare l'area di cestini per la spazzatura per evitare che i rifiuti vengano abbandonati a terra, soprattutto di chi ha la competenza per la pulizia delle fontanelle che spesso rimangono intasate dai detriti e se è possibile prevedere una maggiore presenza della polizia locale. Grazie. Prego, assessore. Consigliera, sicuramente la segnalazione su Piazza dei Consoli è, come dire, pertinente, nel senso che è uno dei luoghi all'interno del quartiere di Don Bosco, in senso più ampio, lungo l'asse Viale dei Consoli, Viale San Giovanni Bosco, più frequentato. Perché per chi non va nel parco degli acquedotti è uno dei punti dove è possibile magari passare un pomeriggio con i bambini o anche i più grandi, adolescenti, e anche, diciamo, nelle ore più tardi quelli più grandi, insomma le persone, si radunano, perché è un luogo che poi nel recente passato ha avuto qualche elemento di riqualificazione, per cui vuoi perché è uno dei pochi luoghi, vuoi perché è appetibile, è al centro, diciamo, del quartiere, è molto frequentato, per cui tu, come tutti i luoghi frequentati, hanno bisogno di una cura maggiore di qualsiasi altro posto. Noi segnaliamo costantemente questo all'AMA e ci garantiscono che la piazza viene, rispetto al decoro, viene spazzata 2 volte a settimana. Ora, io non è che posso garantire che questo avvenga, comunque questo è quello che è scritto dall'AMA e che comunque ritengo, però, come dice anche lei, che non è sufficiente rispetto alla frequentazione dei luoghi. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, potrà constatare che la piazza e dintorni alla piazza è stato potenziato e sono stati installati 6 nuovi cassonetti, di cui 5 sulla piazza e 1 all'angolo con via dell'aeroporto. Per quanto riguarda la questione delle fontanelle, voi segnalate all'assessorato o all'ufficio tecnico o a tutte e due, all'ingegnere responsabile dell'ufficio tecnico e alla mia segreteria, le problematiche, e noi inoltreremo ad ACEA la richiesta, perché talvolta l'otturazione della raccolta delle acque, dell'acqua oppure una perdita creano molto fastidio ai cittadini. Grazie. Consigliera Lozzi. Bene così. Interrogazione numero 41, sempre firma dei consiglieri Lozzi e Coia, eh? Occupazione immobili INPS via Flavio Stericone e dintorni. Prego, consigliere Lozzi. Allora, diciamo che su questa probabilmente ci ha risposto il prefetto, visto che è di giugno. L'unica cosa che voglio aggiungere, quindi oltre a chiedere quali erano state le azioni seguite alla risoluzione approvata il 19 marzo, quindi probabilmente è stato il coinvolgere il prefetto, come ci ha detto che probabilmente dopo il 30 settembre prenderà in carico la situazione, però come c'è scritto nella interrogazione ci sono state lì nuove occupazioni, anche successive all'emissione del decreto Lupi, che prevede il non rilascio della residenza se uno non ha titolo ad abitare, e quindi visto che dal 15 giugno ci sono state delle evoluzioni, era
plausibile chiedere e cercare di sapere, non so se l'assessore è al corrente, se l'amministrazione sulle nuove occupazioni ha mai fatto dei sopralluoghi per verificarne la titolarità e se hanno la residenza e se sì come. Però non era previsto, quindi lancio la palla su questa cosa. Prego, assessore. Consigliera, io le do atto che insomma ha apprezzato l'impegno del municipio, della presidente, di tutta la giunta, di tutta la maggioranza rispetto all'affrontare un problema che ha molteplici sfaccettature come quello di via Flavio Stiliconi e che impegna locali non di proprietà dell'amministrazione comunale ma di un altro ente pubblico. Ho partecipato anch'io al gabinetto del sindaco su questa tematica a diverse riunioni. Credo che aver investito della problematica il prefetto, così come anche lei ha confermato e ha potuto ascoltare la sua voce, sia l'atto più forte che il municipio poteva fare per poter affrontare una problematica di questo genere. Non vorrei sbagliare, ma lo dico sapendo, insomma, se sbaglio sempre credo, ma mi pare di ricordare che nelle riunioni la Polizia Municipale abbia affermato che nessuna delle residenze che sono state rilasciate in via Flavio Stiliconi sono successive al decreto Lupi. Grazie. Consigliere Rozzi. Allora sì, diciamo sono parzialmente soddisfatta perché il prefetto ha detto giustamente se ne occuperà, vedremo cosa farà di concreto, perché lì il problema gli immobili sono INPS ma la sicurezza è dei cittadini che vivono in questo municipio. Per le residenze io solleciterei comunque un controllo perché le ultime occupazioni sono sicuramente successive all'emissione del decreto Lupi, quindi magari. Grazie. Grazie a lei. Interrogazione numero 44, consigliere Matronola, mancata realizzazione POX H. Prego. Che vedo di, assessore, che vedo di. Assessore, presidente, allora faccio gli auguri alla presidente che ha partorito, cioè che ha partorito la figlia. E mi auguro, io se fossi una presidente, tanto vedrà il video, gli auguro di rimanere un po' parecchio tempo giù. No, voglio bene, assessore, che ci stai bene a fare quel ruolo, però se godi del nipotino, perché è una cosa bellissima vederli crescere, fino che la chiama nonna, quando la chiama nonna poi se ne va, quindi mica tanto, 2 anni è finito. Vabbè, detto ciò, ritorniamo all'interrogazione. Allora, Matrono lo interroga e il presidente viene preparato, perché io interrogo 3 mesi fa, si aspettano i 3 mesi, 2 mesi e mezzo circa, dopo che, certo, dopo che abbiamo messo a posto tutto quanto, la mia interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno. Viene iscritta all'ordine del giorno e mi dicono, sì. Allora che succede? Che come io interrogo, giustamente l'assessore, che è una persona istruita e si prepara come faceva a scuola, no, viene in consiglio e mi dice: Madronola, tutto a posto, l'appalto è finito, tutto è stato aggiudicato, i posti handicap sono stati fatti, no? Tutti. Dice: quindi di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? E mi sono preparato anch'io, perché... Sì, ma 3 minuti c'ha, Stava uno. Uno e mezzo, prego. Allora io ho detto, prima che il mio assessore mi viene preparato, io che faccio? Chiamo gli uffici e mi faccio spiegare un attimo la situazione. E me l'hanno spiegato. Gli ho detto, mo che io vado a Dio all'assessore e mi devo inventare qualcosa. E che mi sono inventato? A quel punto dico... stando sempre in commissione, tanto se parla di strisce giallo-bianche, sempre strisce quindi dico, ma perché non vengono fatte ancora le strisce a via del Quadraro?
altro che portatori di handicap là. 40? Ah. 41, 44? O altra interrogazione, ho capito, consigliere Patrò. Parliamo di vernici. Interrogazione 44, per favore, su. Parliamo di vernici. Alla dico, no, assessore? Se succede qualche cosa, se succede qualche cosa lì, altro che posti di handicap te lo fa, perché lì succede una strage. Però non siamo ancora così. Allora le dico, perché abbiamo aspettato e perché stiamo aspettando e perché, anzi, perché aspettiamo tanto tempo per aggiudicare gli appalti? Perché questo? 30.000 euro per un appalto portatore di handicap, come me la sto inventando, state buone. 30.000 euro per l'appalto dei portatori, per i box handicap, 120.000 euro per gli attraversamenti. A tutt'oggi stiamo ancora verificando i documenti del secondo aggiudicatario, no? Assessore, diciamo che facendo dei conti, i conti della serva, noi arriviamo a metà ottobre, che ancora non riusciamo ad entrare a pieno regime per fare gli attraversamenti e per fare anche i posti etici, non ci riusciamo. Allora io le dico, per quale motivo, ho rigirato l'interrogazione, ho rigirata così, il Presidente è contento, per quale motivo continuiamo a perdere giorni e giorni e giorni, mettendo a rischio poi la sicurezza dei cittadini, perché poi questo è il motivo fondamentale, cioè il portatore di handicap già ha un problema serio suo, arriva a parcheggiare e trova la macchina parcheggiata, giustamente quello si incavola, ma che te vuoi incavolare? Quello se n'è andato e ti ha lasciato la macchina lì, ritorna, dice ma non c'è scritto niente, c'è manco la palina, non c'è sta niente. Sugli attraversamenti stessa identica cosa, perdiamo giornate e giornate e giornate per verificare i documenti, poi arriviamo alla fine che succede qualche cosa, allora una volta scappano i buoi, chiudiamo le stalle. Allora io le dico solo questo, assessore, poi lei mi risponde naturalmente, perché la burocrazia all'interno di questo municipio è così lenta? Perché poi è questo il senso, è lenta, a voglia che diciamo ma non è colpa nostra, sono colpa, è lenta, c'è qualche cosa che non va, e io gli dico questo, voglio sapere qual è la motivazione. Grazie. Non lo sa. Prego, assessore. Spingo. Ringrazio il consigliere Matronola che ha dato atto, insomma, che il superamento delle criticità segnalate, insomma, sono state fatte alcune criticità, altre sicuramente in un territorio come il nostro aspettano di essere superate. Per quanto riguarda la complicità che lei indirettamente accusava il presidente Villa, non è quello sicuramente il punto, lei sta scherzando, sa che su alcune lavorazioni, alcune difficoltà ci sono degli iter e ci sono state, e qui rispondo alla non interrogazione, ma sicuramente lei affronta un tema molto importante. Un tema che meriterebbe un approfondimento più generale da parte di tutti noi insieme, che è quello che riguarda la macchina amministrativa del Comune di Roma, di Roma Capitale. E non è una giustificazione, non è, né mi interessa in questa sede. La macchina amministrativa di Roma Capitale è una macchina che fa fatica ad andare avanti, per tanti motivi, per le procedure che via via, a garanzia della trasparenza, anche attuazione di alcune leggi che precedentemente non erano state attuate sulla stessa trasparenza, il decreto Monti è di dicembre 2012, scontano il problema di dover corrispondere ad alcune azioni che prima non si facevano. Questo è il primo punto. La seconda questione è che
c'è sempre meno personale negli uffici, voi lo riscontrerete quotidianamente. E rispetto a funzioni delicate come sono quelli degli iter amministrativi che riguardano gli appalti, i finanziamenti, il bilancio, siamo ancora di più in difficoltà. Noi quotidianamente, insieme agli altri assessori, l'assessore Gian Siracusa, De Simoni, ci preoccupiamo di come un ufficio possa o debba poter rimanere aperto per erogare i servizi, perché la situazione è quella che è. Noi non ci dimentichiamo che siamo intanto in una situazione in cui la rotazione del personale, e non parlo solo dell'ultima ordinanza con le sue correzioni del 14 agosto, del 13 agosto, ma anche, se voi fate un pochino mente locale, quello che è successo nel nostro microcosmo del settimo municipio rispetto alle funzioni dirigenziali. Poi magari ne parliamo in un'altra situazione, in commissione, quando volete. E voi vi accorgerete che in un breve lasso di tempo le figure di riferimento sono cambiate, come lei non è un consigliere di prima nomina, mai è successo. E questo oggettivamente crea un problema di continuità. Così come crea ancora un problema di continuità, e piano piano, ma stiamo lavorando affinché pezzo dopo pezzo questo venga superato, l'uniformità delle procedure rispetto agli iter amministrativi dell'ex nono o quelli dell'ex decimo, cercando di prendere il meglio delle varie situazioni per poterlo far diventare patrimonio comune. In questo contesto c'è la questione della scadenza delle posizioni organizzative, che a noi ha privato, io non lo dico oggi ma vale per già un anno e mezzo fa, di diverse figure in luoghi molto importanti, di figure di posizioni organizzative che ci permettevano di seguire gli iter e i processi amministrativi in maniera più puntuale. Da ultimo, ma non da ultimo, non sfuggirà a nessuno, e credo che siate tutti d'accordo, perché penso che su questo l'opinione pubblica e cose, in alcuni punti che sono quelli che lei citava, punti delicati, si è proceduta alla rotazione del personale. Attenzione che una rotazione del personale, che si può pure discutere se fatta come è fatta, no? Sia, come dire, vada, io penso che nessuno di noi, almeno voglio sperare, abbia dubbi sul fatto che si debba ruotare, no? I posti di lavoro. Però del come è oggettivamente un elemento non da poco. E noi ci siamo trovati nel momento in cui bisognava ottemperare a queste disposizioni di legge, ripeto, emanata a dicembre del 2012, in maniera purtroppo, io dico e lo ripeto, purtroppo dragoniana, come dire, sostituendo interi servizi. E non credete che ci abbia fatto piacere a noi assessori tutti di dover completamente, no, vedere alcuni servizi, no, persone che magari saranno pure più brave di quelle che stanno andate, ma forse dopo che avranno acquisito esperienza, in questo momento è chiaro che tutto il processo sconta il problema dell'inesperienza. Ma badate, poi è giusto, insomma, facciamo politica, la polemica, ma mi pare di capire, se no, che siete tutti attenti ai lettori dei quotidiani romani, è una questione che per un verso o per un altro, per un dipartimento o per un altro, per un assessore o per un altro, quotidianamente c'è un tema che riguarda questo tipo di problema, dei tempi che l'amministrazione, che diciamo non avendo curato
e non avendo fatto da più di un lustro, per cui è responsabilità non so di uno, nessuna politica attenta sulla formazione del personale, è una politica che incentivi il personale. Voi tutti sapete che io sono un pubblico dipendente come alcuni di voi, che formi, adegui, stimoli, gratifichi il personale rispetto alla propria funzione. Anzi, mi pare che ci siano problemi non da poco, diciamo, nella gestione delle questioni che riguardano soprattutto il salario dei lavoratori, non aiuta. E mi fermo qui. Consigliere? Risponde, ma no, non posso dire, perché siamo andati su un altro tema, quindi è giusto che... Allora io dico, assessore, sì, è vero che ruotare va bene, per carità, però ruotare per l'anticorruzione è offensivo sia per il personale amministrativo che la polizia locale. No, perché questa, la rotazione del personale c'è sempre stata. C'è sempre, sta dopo i cinque anni, mano a mano, gradualmente la gente doveva ruotare, iniziando dai dirigenti a scendere giù, Spa System si chiamava noi, se non ho sbagliato l'inglese. Vabbè, comunque è uno spostamento così. E, però quello che gli voglio dire, assessore, far ruotare, noi non abbiamo fatto niente, perché il rammarico è questo, il nostro, noi non abbiamo manifestato neanche un malessere dicendo se tu adesso sposti il personale tecnico che già sta in difficoltà, perché sta in difficoltà il nostro ufficio tecnico, spostare le competenze, invertendo le competenze, naturalmente ci siamo trovati che chi stava, mo faccio alle buche, si trova a fare l'ispettorato, chi sta all'ispettorato si trova a richiudere le buche. Normale che la competenza dovranno acquisirla, quindi passerà del tempo. Quel tempo che già vedeva la criticità all'interno dell'ufficio viene non raddoppiato ma triplicato, perché stiamo notando che tutto quanto il municipio sta un solo geometra che organizza gli attraversamenti pedonali, no? Se non erro, perché uno si era rotto la gamba, credo che c'era quel problema, e mo spero che rientri così riattraversiamo le strade. Però il problema fondamentale è la mancata, la politica che non ha fatto nulla per il personale. No, ho capito, noi ci siamo resi alzando le mani e dicendo che posso fare. Ho capito, ma si usa l'affiancamento, cioè tu da oggi al domani non puoi spostare un funzionario, un dirigente, un D o quello che te pare da un servizio a un altro senza un minimo di preparazione, di affiancamento. Un minimo, perché quell'affiancamento, poi che succede? Che quello spostamento causato con forza, provocato con forza, è normale che troverà sia da una parte che dall'altra un muro, no? Un muro di gomma, perché se a me mi spostano dalle case cantoniere, mi mandano all'edilizia, così all'impreso per l'anticorruzione, quando quello dell'edilizia mi chiama e mi dice, o quello delle case, mi dice, oh ma io sto a trattare le case cantoniere, mi dà una mano, e che me frega a me? Io sto all'edilizia. Cioè capisce che si è creato? Perché tutti quanti hanno cominciato a chiudere le porte. Chiudendo le porte abbiamo bloccato. Stessa cosa la polizia locale. Spostamenti dei vigili così in 448, cioè con la cosa dell'anticorruzione. Stiamo aprendo una discussione sul personale. Siamo tra amici. No, vabbè, insomma, tra amici lo facciamo dopo. Lo chiudo. Grazie. Quindi il problema qual è adesso, assessore? Che i box sono partiti. Ecco così. E chiude, su. I box sono partiti. Sono partiti da febbraio che sono fermi, sono partiti adesso, giustamente, e va bene. Gli attraversamenti partiranno, 120.000 euro per far sto mostro del municipio, per cercare di tamponare, mi sembra una cosa, eh? L'altri 120.000 dovranno partire il 15 ottobre, e noi ci troviamo però senza personale, con la polizia locale spostata, con la miriade, moglie stavo dicendo, è uscita la 193 che prevede un sacco di riforme che succederà un macello, e in più non ci abbiamo i soldi. E però... Quindi non è soddisfatto della risposta. Grazie, consigliere Matone. Grazie, allora consiglio chiuso, grazie.